Spendi con amore una nuova iniziativa per la città di Salerno, in cosa consiste? Un'iniziativa molto semplice, cerchiamo di dare un piccolo segnale, non di risolvere le questioni del commercio salernitano, ma di dare un piccolissimo segnale facendo capire che stiamo tornando in città, ci stiamo riorganizzando e speriamo di poter tornare a occupare quel ruolo di tutela sindacale del commercio cittadino e della provincia di Salerno. Cosa può fare la Confcommercio per il commercio appunto in città, visto che ancora oggi si parla di crisi e sono tante le attività storiche che chiudono i battenti? Ma purtroppo è proprio come dice lei, è all'ordine del giorno, titoli di giornali che ci portano la notizia di attività veramente storiche che una dopo l'altra stanno chiudendo. Il ruolo dei corpi intermedi è fondamentale nel cercare di far dialogare le imprese del territorio con le istituzioni. Proprio quello che cerchiamo di fare, cerchiamo appunto di essere un tramite per portare le istanze dei commercianti e della piccola impresa con le istituzioni comunali, provinciali e regionali. Ad oggi il dato è ancora negativo oppure c'è uno spiraglio di salvezza per le imprese, per il commercio? Ma purtroppo ci sono delle peculiarità del settore che portano delle problematiche enormi. Penso ai fitti, penso al costo del lavoro e dobbiamo logicamente andare a valutare queste situazioni. Dobbiamo cercare di fare un'opera molto forte di tutela, altrimenti purtroppo il saldo continuerà ad essere negativo. Ah, bellissima questa iniziativa. Devo dire, devo fare un plauso alla Confcommercio. Finalmente un'iniziativa che va in un periodo febbraio, quindi dopo l'uscita artista, a stimolare quello che è il commercio cittadino. Poi, bello il titolo, Spendi con amore. Una cosa bella, ci sarà a Piazza Portanova la panchina dell'amore, le luminarie a terra che rappresenteranno questa parola bella, forse tra le più antiche del mondo, come la parola mamma, amore, che poi è la stessa cosa. I commercianti faranno dei buoni sconti anche per una buona associazione, quindi si fa beneficenza, è sempre una cosa bella. In ogni angolo ci saranno musiche con colonne sonore. Insomma, un febbraio all'insegna del San Valentino, del commercio cittadino, e tutto il centro storico ne potrà beneficiare. A noi ci piacciono queste cose qua. Noi rispondiamo con amore a chi fa la guerra.